Allora, questo spazio è dedicato ai giornalisti qui presenti, che saluto e ringrazio. Sono contento di poter dedicare un po' di tempo anche a voi e vi comunico un po' quello che ho scritto proprio questa mattina all'alba per potervi dire qualche cosa che può darsi che abbia già detto, ma che vale la pena ripetere. Innanzitutto vorrei ricordarvi che all'interno della società voi create opinione, create mentalità. Quindi avete un compito di alta responsabilità per le conseguenze delle vostre affermazioni presso chi vi legge. Perché le mentalità, le persone se le assumono nella misura in cui ascoltano continuamente un messaggio che viene riproposto e ribattuto. Ma poco a poco, e lentamente, ma la gente assorbe. E voi avete questa responsabilità nel creare opinione, creare mentalità. Certo, le notizie scandalistiche sono le più allettanti. Fanno gola a chi è in ricerca di novità e fa prurito. E purtroppo oggi non mancano neanche nella Chiesa queste notizie scandalistiche. E aggiungo, come ho detto anche l'altro scorso a Lodi, noi ne proviamo una profonda vergogna. Le persone però fanno in fretta a generalizzare. Un cattivo esempio di qualcuno diventa un giudizio generalizzato, un atto di accusa che si estende alle singole categorie. Questo è una triste realtà, una triste conseguenza. Quindi non dimenticatevi di essere educatori del popolo che vi legge. Potete costruire, ma anche potete distruggere con molta facilità e immediatezza. Voltaire, lo sapete, diceva bene, infanga, qualcosa alla fine resterà. È quello che si sta succedendo anche oggi, purtroppo all'interno della Chiesa. Potete costruire, ma anche potete distruggere. Quindi avete una responsabilità gravosa e non sminuite questa altissima responsabilità. Non è lecito esporre alla pubblica gogna le persone. Si fa in fretta a distruggere la dignità e la onorabilità di una singola persona. Si può smontare con un solo colpo di accetta quel bene di cui una persona è piena e che ha costruito all'interno di tutta la sua vita, con conseguenze inimmaginabili. Nessuno ha il diritto di giudicare, perché il giudice è uno solo. Chi siamo noi per giudicare una persona? Chi siamo noi per giudicare i nostri fratelli? Tanto più con giudizi spesso sommari e magari per sentito dire, per fatti a volte non provati. Aiutate chi vi legge o vi ascolta ad avere uno sguardo positivo sulla realtà e sugli uomini e le donne che compongono la nostra società. Il compito di un educatore è di costruire, non di distruggere, di edificare, non di sminuire, di incoraggiare e non di reprimere. Occorre educare il popolo a vedere il bene che esiste ed è abbondante da qualunque parte, anche se spesso è soffocato, ed è più numeroso dei limiti che purtroppo vengono ampiamente sottolineati e diffusi
come se prevalesse sempre e solo esclusivamente il male. Quindi occorre infondere coraggio ed eliminare la conflittualità, promuovere il bene che c'è, ed è tanto, dentro un ambiente spesso in contrapposizione critica ed ostile. Occorre aiutare le persone a costruire insieme con uno sguardo positivo, guardando in avanti con grande speranza, impegnando tutti all'impegno e alla corresponsabilità. Poi sono arrivate le 7:30, dovevo chiudere, io ho chiuso. Vorrei aggiungere come premessa, sì, come conclusione, che non c'è nessun Papa che sia stato contestato anche all'interno della Chiesa come l'attuale. E questa è una nota di tante persone che si permettono di dare giudizi a destra e a manca, credendosi superiori al Papa. Certamente non hanno la fede queste persone. Perché la Chiesa non è in mano degli uomini, grazie a Dio, ma in mano allo Spirito Santo, il quale sa condurre tutte le realtà in modo tale che si arrivi a un dunque, anche nonostante le difficoltà e anche le fatiche, perché no, anche le cadute, perché siamo profondamente umani e tutti umani. Quindi più fragili, anzi degli altri. Il Papa ha parlato anche di un nemico gentile, diavolo gentile che ci usa partendo dalle nostre fragilità e dalle nostre debolezze anche dentro la Chiesa, ma sono inevitabili perché siamo uomini. Ma lo Spirito Santo va avanti, eh? Su questo si insegna poco, per cui la Chiesa è ridotta a una dimensione sociologica, come se dipendesse solo dagli uomini, ma sarebbe già fallita da chissà quanto tempo. Invece non fallisce perché arriva fino alla fine del mondo. Ma questo è solo di coloro che credono, e gli altri non possono saperlo né accettarlo. Bene, vi ho detto quello che ho pensato questa mattina per voi.